La cosa che mi piace di questo prodotto, vedete l'effetto metallo? L'effetto che volevo. E diciamo, la cosa che mi piace di questo prodotto è che grazie al maxi pennello, grazie magari anche alla formulazione, neanche un minuto si asciuga subito. Cosa che diciamo non vale per altri smalti. E quindi questo per me è l'unica cosa che non boccio. Il Dior Vernice 001 Miroir della collezione Cosmopolitan, l'unica cosa che non boccio. Una cosa che però non fa parte di questa collezione è il Fix It di Dior, che è in pratica il correttore. Io ho preso lo 002, il medium. Questo è il pack, sembra il pack dei rossetti, vedete? Molto simile. Allora, questo è il correttore e in mezzo invece, allora, questo correttore. Allora, è un correttore, diciamo, che con un solo prodotto fa tutto. In mezzo abbiamo il primer e qui invece c'è il correttore. Quindi diciamo è una buona cosa perché così si fondono i due prodotti e devo ammettere che il risultato non è per niente male, tutt'altro. Allora, intanto spieghiamo bene il prodotto. Allora, Dior fa nascere questo prodotto ispirandosi alle tecniche di maquillage che usano nei backstage delle loro sfilate. Questo è un correttore per loro multifunzione che con un solo prodotto avete invece due prodotti, sia il correttore che il primer. Il primer è in mezzo, il correttore invece è quello marroncino e viene usato in tre zone di applicazione. Viene usato per gli occhi, le labbra e come correttore sul viso, quindi diciamo è già una buona cosa. Allora, io questo l'ho pagato, non mi ricordo se 36 o 32, quindi non pochissimo, però diciamo neanche un prezzo esagerato rispetto agli altri correttori, anche perché comunque ho preso una cosa che è sia correttore che primer, quindi ha voglia. Allora, il risultato che dà questo correttore, cioè che si prefigge di dare, è affinare la grana della pelle, cioè ridurre i difetti. Dice di riempire anche le piccole rughe, quindi se avete delle rughette nel perioculare, questo prodotto vuole fare, diciamo, vuole fare anche questo miracolo. Però piccole rughe, quindi un'azione perfezionatrice. E vale per contorno occhi, labbra e viso. Poi effettua una correzione sul colore della pelle. Quindi nasconde le macchie, le occhiaie, i rossori, eccetera.
Il foglietto illustrativo specifica proprio che riempie i pori. Quindi mi uniforme il colore. Vai bene per i rossi, mi copri i rossori, mi copri le macchie. I pori l'ho già detto, poi mi fai da primer, mi fai da primer. Poi riempi le piccole rughe. Io questo prodotto lo proverò per un bel pezzo. Poi vi farò sapere però se fa queste 5 cose, questo prodotto è mega galattico. Se veramente fa queste cose, quindi è da provare. È da provare. Allora, intanto mettiamo la crema idratante. Situazione perioculare, senza mettere niente. Rossori magari c'è un pochino qui. Adesso comunque sistemiamo. Crema idratante Arval Couperol, che è quella che se non mi sbaglio ho fatto vedere in altri video contro la Couperose. Quindi ci aiutiamo anche così. Devo andare a prendere uno specchio perché se no non vedo niente. Abbiamo preso lo specchietto. Adesso userò il Fix It. Ah, viso, occhi e labbra. E vediamo. E adesso tampono. Allora, una cosa che volevo farvi notare qua, diciamo il rossore l'ha coperto. L'unica cosa che non riesce a coprire bene, non so se riesco a farvelo vedere bene, sono le crosticine. Poi per il resto il rossore che c'era l'ha coperto. Quindi mi sa che qui per queste crosticine forse ci vorrebbe
Un correttore verde. Comunque, diciamo, per quello ci penseremo un'altra volta. Intanto basta che vi faccio vedere questo prodotto. Intanto lavorerò qui. Adesso faccio l'altro occhio. Allora, come correttore non è male. In alcuni punti sembra che dà anche un po' di luce all'occhio. Però non è coperto al 100% l'occhiaia. Io vedo qua un altro po' e anche qua un altro po', diciamo, di violetto. Quindi, diciamo, la prima passata non è che sono soddisfattissima. Proviamo a fare un'altra passata e vediamo. Giusto dove serve. E vediamo come va la situazione. Ecco qua, adesso è veramente molto meglio. Si vede che bisogna insistere di più. Allora, a me questo prodotto sinceramente non mi dispiace per niente, perché comunque ha un effetto abbastanza buono, come vedete. Adesso bisogna vedere però la tenuta del prodotto. Anche se, diciamo, ho messo poi un altro filo qua, però male non è. I rossori ha coperto, bisogna vedere poi se coprirà i rossori più forti che ho di qua. Questo però, diciamo, questa prova si potrà fare però solamente quando farà più freddo, quindi verso il mese di novembre. Un'altra cosa, io l'ho usato anche sulle labbra, come vedete fa lo stesso effetto del fondotinta labbra della Collistar, quello che fa parte della collezione Nude Plus della Collistar. Allora, io volevo prendere il fondotinta labbra della Collistar perché mi piaceva molto l'effetto che poi dava ai rossetti, perché enfatizzava i rossetti. Voglio vedere come fa invece il correttore Fix It di Dior sulle labbra, mettendo poi sopra il rossetto, se enfatizza o meno. Io però adesso ho disponibile ho questo subito questo rossetto della Collistar, che fa parte della linea Party Look ed è il numero 68.
rosso parti. E questo bellissimo rosso con un po' di glitter. Se lo metterò. Il colore del rossetto è così. Non so se avete potuto vedere bene, però diciamo a me piace l'effetto, perché il rossetto, diciamo, sembra che acquista più colore, si vede di più l'effetto del rossetto, quindi diciamo che mi piace proprio questo prodotto. Io così, comprando questo, ho un correttore, ho un primer viso, occhi e labbra. Con i rossori è andata abbastanza bene, bisogna vedere con i rossori più forti. Bisogna vedere con le rughette. Io, per mia fortuna, non ho ste rughe. A parte, vabbè, un po' di rughe di espressione qua, però vabbè, io faccio certe di quelle facce che fanno ridere. Cioè, espressioni facciali, intendo. E diciamo, per quello che ho potuto vedere adesso sono contenta. Poi diciamo che dobbiamo fare vari test. E questo è uno di quei prodotti che sinceramente mi interessa molto testare. In breve tempo, ovviamente. Allora, spero che vi possa servire la review, che vi sia piaciuta e come sempre, ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!